Grazie onorevole Conte. Passiamo all'interrogazione 3369 dei deputati Ilaria Fontana e altri concernente iniziative per il contrasto degli scarichi illeciti nel fiume Sacco nel quadro degli interventi di bonifica del relativo SIN. Il deputato Riccardo Ricciardi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego collega. Grazie Presidente. Il fiume Sacco si estende per circa 50 km tra le province di Roma e Frosinone. L'area lungo il corso del fiume è sito di interesse nazionale a fini di bonifica. La qualità delle acque e la biodiversità del fiume sono quotidianamente messe a rischio da sversamenti illeciti di acque reflue e scariche abusive che generano ingenti quantità di schiuma di natura sconosciuta che si riversano oltretutto nei terreni circostanti andando ad aggravare la già pesante emergenza ambientale. Il monitoraggio sulla qualità delle acque del Sacco ha riscontrato una pessima condizione dello stato ecologico in 6 dei 14 sottobacini idrografici del fiume. I depuratori di acque reflue risultano essere sottodimensionati o inattivi, con la conseguenza di immettere nel fiume acque con un livello di inquinamento ben oltre i limiti di legge. Occorre quindi intensificare il controllo del rispetto delle prescrizioni e le modalità di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi delle attività industriali che scaricano le proprie acque nelle reti dei depuratori. Serve dunque un'azione congiunta tra gli enti competenti ed enti di controllo. Grazie, al fine di prevenire Ricciardi. In futuro il verificarsi di questi gravi fatti. Grazie. Grazie onorevole Ricciardi. Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro. Grazie agli interroganti che mi consentono di fare un attimo il punto sul fiume Sacco, ma anche sulla Valle del Sacco. Allora, noi abbiamo assistito in queste ultime settimane a delle aggressioni del fiume, che però ovviamente hanno un riflesso storico, ma in queste ultime settimane lo sono state ancora di più. Sappiamo che sono dei tensioattivi quelli che sono stati rinvenuti, ce lo dicono le analisi che sono state effettuate dai nostri operatori. Io ho mandato immediatamente la Capitaneria di Porto dopo i primi eventi, che ha effettuato i primi sopralluoghi insieme all'ARPA Lazio. Sappiamo che sono tensioattivi e quindi vuol dire che hanno un'origine di tipo industriale, non depurata ovviamente. Adesso ci sono le sottoanalisi per andare a verificare per che cosa servivano e risalire ovviamente al presumibile soggetto colpevole. Si è aperto nel frattempo presso la Procura della Repubblica competente un fascicolo per disastro ambientale. Ovviamente c'è l'autonomia dell'autorità giudiziaria, quindi mi riservo di non dire nulla sull'argomento. Noi intanto abbiamo già un piano straordinario di intervento della Capitaneria di Porto, che hanno competenza su quel territorio, ma anche dei Carabinieri Forestali, che sono stati mandati immediatamente. Aggiungo che per il SIN abbiamo già firmato 40,8 milioni di euro per la disponibilità per l'avvio delle bonifiche, che è una cifra già significativa per partire. Aspettiamo i progetti della Regione Lazio, perché lei sa che il Ministero finanzia, coordina, ma chi progetta è l'ente territoriale, in questo caso quello regionale. Quindi stiamo aspettando la progettazione, i denari sono stati già affidati. Inoltre il 20 dicembre di quest'anno, prossimo 20 dicembre, incontreremo i 19 sindaci presso il Ministero dell'Ambiente per fare il punto della situazione. Quindi stiamo seguendo da vicino e ci sta a cuore particolarmente la vicenda del fiume Sacco, ma anche della Valle del Sacco, considerando che recentemente ho firmato il piano anche per la qualità dell'aria per la Valle del Sacco, di nuovo per i 19 comuni insieme alla Regione. Grazie. L'inquinamento del fiume Sacco, grazie, l'origine ministro, dell'inquinamento è di natura industriale, le indagini sono aperte, ha detto il ministro, e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per disastro ambientale. In quest'aula, ma è arrivata immediatamente su un territorio che per la prima volta si è sentito preso per mano e che nell'emergenza non è rimasto solo. La mia soddisfazione è tutt'altro che formale dunque, sono soprattutto se penso ai 30 anni di mancate risposte di cui è vittima la mia gente, i cittadini della Valle del Sacco. Per 30 anni la politica partitocratica si è alternata senza sosta alla guida delle amministrazioni che avrebbero dovuto affrontare e risolvere le questioni legate all'inquinamento e alla bonifica delle
le aree SIN. E sapete quale risultato hanno ottenuto questi signori? Solo il più completo fallimento, a spese dell'ambiente e della nostra salute. La totale incapacità di questi politicanti nel trovare una soluzione per l'emergenza della Valle del Sacco è sotto gli occhi di tutti. A rappresentarla come meglio, anzi come peggio non avrebbe potuto fare, è quella orribile schiuma bianca che porta con sé l'agonia di un ecosistema, un'enorme ferita per la salute e l'economia di chi lo popola. Quella schiuma è la firma velenosa lasciata dagli autori di quel fallimento. Come lei ha detto bene, signor Ministro, la malattia della Valle del Sacco si deve curare rimuovendone le cause, non serve magari nasconderne, perché altrimenti torna e anzi, stando nascosta per un po', fa danni ancora maggiori. Il governo del cambiamento è anche questo, è promuovere la salvaguardia delle risorse naturali, la tutela sanitaria della popolazione, lo sviluppo di nuove forme di controllo per scoraggiare i crimini ambientali operanti finora. Nel caso della Valle del Sacco i criminali sono tanti e rivestono ruoli diversi. Dopo anni di impegno in difesa della dignità della mia terra, posso finalmente rispondere ai cittadini che ora è il momento di dare fiducia, che quel momento tanto atteso è arrivato. Lo Stato non è solo vicino, lo Stato c'è, è sul posto e lavora accanto ai cittadini anche lungo le sponde del nostro oro blu, il nostro fiume, per restituirgli la salute e la dignità che merita. Grazie. Grazie onorevole Fontana. Passiamo all'interrogazione 3370 dei deputati.